Io volevo solo dire due parole di ringraziamento per questa bellissima cerimonia che avete organizzato per i miei 10 anni di vita in questa bellissima comunità. Aspettavo un po' il sindaco, ma quel va a incomodarci suoi, come al solito, alle 8, alle 9 e mezza, per cui cominciamo, perché domani ci ho messo. Niente, io ho tanti ricordi di questi 10 anni passati con voi, anche se la prima impressione che ho avuto, devo dire che fui terrorizzato. La prima persona che si venne a confessare aveva fatto tutti i peccati di quel mondo e di questo mondo, tutti quanti. Mi ricordo che da piccolo gli schedava calcio al fratello, poi si era sposato, aveva rubato soldi alla moglie, alla mamma, frodi in azienda, un sacco di guai, spaccio, racket della prostituzione, tutto, che cosa non ha fatto? L'hanno trovato una volta persino nel prato, che giocava una pecorella, faceva un monte alla luce, insomma tutte le cose più brutte. Questa è la prima persona che ho confessato, e non vi nascondo che mi volevo scappare. Invece ho resistito e sono contento di averlo fatto perché ho conosciuto tanti bei parrocchiani come voi. Adesso io ho finito e se non sbaglio si arriva, e finalmente è arrivato anche il sindaco, un caloroso applauso. Auguroni. Signor sindaco, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera, grazie. Chiedo scusa per il ritardo, ma impegni istituzionali mi hanno coinvolto sino a questo momento. Non potevo mancare alla festa di 10 anni, 10 anni da quando Don Franco è qui con noi in questa parrocchia. Un ottimo lavoro quello che ha svolto il nostro Don Franco. Troppo buono. E vi dirò di più io, forse nessuno lo sa, nessuno lo sa. E ho avuto l'onore di essere il primo a confessarmi da Don Franco. Che cosa ho detto, scusate? Che è successo?